Altra tappa di questo vostro tour importante che tra le varie questioni drammatiche direi riguarda anche la precarietà che sta assumendo dei connotati davvero appunto drammatici. Allora abbiamo scoperto perlomeno anche la popolazione varesina si è accorta che nella scuola ci sono tantissimi precari, oltre un 30%, ma tra questi precari ci sono alcuni precari che sono ancora più sfortunati, se vogliamo definirli così, perché hanno dei contratti brevi e saltuari, sono quei precari che non vanno a prendere l'incarico annuale, quindi di supplenza che si propone ogni anno, ma sono quei precari che vanno a sostituire i colleghi assenti per malattia, quindi hanno dei contratti che si rinnovano di settimana in settimana o di mese in mese. E oltretutto questi precari subiscono un ritardo nei pagamenti notevoli, ci sono alcuni precari che addirittura hanno lavorato e dopo 4 mesi hanno ricevuto lo stipendio. Per fortuna l'hanno ricevuto perché fino a qualche giorno fa ancora non erano stati pagati. Considerando che c'è gente che viene anche da fuori regione che deve pagare un affitto, la situazione è davvero molto grave.